Questo è Soapbox, un podcast dedicato alla politica e alla cultura degli Stati Uniti. E io sono Francesco Fo. Come certamente saprete, qualche giorno fa è andata in scena la seconda procedura di impeachment ai danni di Donald Trump. E saprete altrettanto bene che anche questa volta l'ex presidente è stato condannato dalla Camera, mentre il Senato, dove per Costituzione è richiesto un voto a maggioranza di 2/3 per un impeachment, è stato, diciamo, assolto ancora una volta. Solo 7 senatori repubblicani hanno votato con i democratici. La settimana scorsa ho già detto cosa penso sul cosiddetto scontro interno alle due anime dei repubblicani, quella moderata e quella trumpista. Semplicemente non esiste, e se esistesse lo avrebbero già vinto i trumpisti, almeno per ora. Ed è tutto evidente che Trump fosse colpevole oltre ogni ragionevole dubbio delle accuse mosse contro di lui. Vorrei davvero sfidare chiunque a sostenere che l'ex presidente non abbia nulla a che fare con l'assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio. Il voto al Senato è stato quindi una farsa da parte dei repubblicani. Un po' come quando il Parlamento italiano ha sostenuto che Ruby fosse la nipote di Mubarak. Solo che quella era una squallida vicenda che ruotava intorno alle discutibili abitudini sessuali e all'abuso di potere, entrambi esercitati con il medesimo entusiasmo dall'allora presidente del Consiglio Berlusconi, mentre qua si parla di alto tradimento, di incitazione all'insurrezione nei confronti delle istituzioni che in quel momento Trump rappresentava. Ma oggi vorrei concentrarmi solo marginalmente sul palazzinaro del Queens. Vorrei rivolgersi uno sguardo al passato, e cioè alla prima procedura di impeachment mai mossa nei confronti di un presidente. Andrew Johnson è stato il 17° presidente degli Stati Uniti, succeduto ad Abraham Lincoln, di cui era vicepresidente, dopo l'assassinio di quest'ultimo da parte di John Wilkes Booth nel 1865. E proprio Johnson è stato il primo presidente mai passato per un impeachment nel 1867. Siamo nel pieno dei postumi della guerra di secessione. Gli ex stati confederati sono ancora nel caos. Il governo federale sta cercando di mettere in piedi una difficile ricostruzione e una ancora più difficile riconciliazione. Solo 2 anni prima, il presidente degli Stati Uniti è stato ucciso da un ex soldato confederato. Il paese è ancora spaccato come forse non lo sarà mai, nemmeno oggi nel 2021. Molti di voi già lo sapranno, ma i due partiti di massa degli Stati Uniti allora erano molto differenti da oggi. Riassumendo brutalmente per questioni di tempo, e me ne scuso, diciamo che i repubblicani erano in massima parte abolizionisti e rappresentavano la borghesia industriale del nord, mentre i democratici erano per lo più schiavisti e rappresentavano i grandi proprietari italiani del sud. Il congresso in quegli anni è dominato dall'ala radicale del partito repubblicano, che non intende arretrare di un millimetro rispetto all'abolizionismo, al processo di integrazione degli ormai ex schiavi neri, che dovevano ottenere tutti i diritti civili troppo a lungo negati loro, e non intende concedere nulla agli ex confederati, che potranno avere di nuovo i loro rappresentanti alla Camera e al Senato solo quando avranno aderito alle nuove regole. Di più, intendono fare in modo che nessuno degli ex leader confederati possa tornare al congresso. L'amministrazione Lincoln era improntata alla moderazione e alla riconciliazione, e forti erano stati gli scontri con il Congresso e con alcuni membri radicali del suo stesso governo, tra cui il segretario della difesa Edwin Stanton, uno dei più accesi esponenti dell'ala radicale. Johnson era un ex democratico, passato con Lincoln durante la guerra, ed era chiaramente lui stesso un moderato, che per facilitare il processo di ricostruzione e riconciliazione intendeva concedere agli ex leader confederati di mantenere le loro posizioni di potere e intendeva chiudere un occhio sulle cosiddette Black Law, le leggi che gli stati del sud stavano mettendo in piedi in seguito all'abolizione della schiavitù per tenere comunque i neri separati dai bianchi e concedere loro solo il minimo indispensabile delle libertà civili. Lo scontro tra il congresso in mano ai repubblicani radicali e il nuovo presidente divenne presto un vero e proprio braccio di ferro, con il Parlamento che approvava provvedimenti sempre più stringenti e puntuali e il presidente che metteva sistematicamente il veto e il Parlamento che votava a maggioranza per superare il veto. In particolare, 2 sono gli episodi che scatenano la resa finale dei conti con Johnson. Il primo è il suo veto al 14° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, quello cioè che garantisce i pieni diritti ai cittadini indipendentemente dalla loro razza, provenienza, eccetera, ma anche quello che stabilisce l'incompatibilità tra le cariche pubbliche e presenti o passati tentativi di sedizione e rivolta contro le istituzioni federali. Il secondo è la violazione del cosiddetto Tenure of Office Act. Il Congresso, proprio per proteggere i ministri espressione dell'area radicale, approva una legge che impedisce al Presidente di sostituire i ministri da lui nominati senza l'assenso del Senato.
Nel 1867 Johnson, stanco delle continue tensioni con il segretario della difesa Eaton, decide di sostituirlo con il generale Grant, eroe della guerra di secessione. Il presidente si appella a un cavillo. Eaton non è stato nominato da lui, infatti, ma dal suo predecessore Lincoln, quindi non si applicherebbe il Tenure of Office Act. Grant si rifiuta di accettare l'incarico e si schiera con i repubblicani radicali. Il Senato, che allora si riuniva solo poche volte l'anno e che in quel momento non era in sessione, si indigna per questo abuso di potere e quando Johnson nomina un altro segretario della difesa, cioè il generale Thomas, il Congresso decide di metterlo in stato di impeachment, accusandolo di tradimento per aver violato proprio il Tenure of Office Act. Johnson viene condannato dalla House of Representatives, ma il Senato non riesce a formare una maggioranza qualificata di 2/3 e quindi il suo impeachment viene bocciato. Lo stesso avverrà per Clinton alla fine degli anni 90 e, come sappiamo, per Trump oggi. Nessun presidente, infatti, è mai stato davvero rimosso dal suo incarico con questo strumento. Ho voluto coinvolgervi in questo breve excursus storico perché il 14° emendamento, vera pietra dello scandalo della presidenza Johnson, è alla base dell'ultima procedura aperta proprio contro Trump, accusato di cospirazione e sedizione contro il governo federale. Ed è alla base della richiesta di una parte del Congresso di espellere i repubblicani che alla Camera e al Senato hanno sostenuto l'assalto del 6 gennaio. Oggi però le parti si sono rovesciate, ed è l'ala radicale dei democratici a chiedere rigore contro i repubblicani. Al centro però, anche a distanza di 154 anni, ci sono quasi tutti rappresentanti degli stati ex confederati, una parte dei quali sembra non aver mai accettato di aver perso la guerra di secessione. E forse non è un caso che Trump abbia deciso di prendere residenza fissa in Florida, invece che nella sua natia New York. Non posso che dirmi d'accordo con l'ala radicale dei democratici che chiede appunto che venga applicato il 14° emendamento e che quindi si proceda con l'espulsione e la rimozione dai propri incarichi dei deputati e dei senatori repubblicani che hanno sostenuto l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Com'è possibile immaginare che i lavori del Congresso si svolgano anche solo normalmente, non dico nel clima di riconciliazione che una parte della maggioranza vorrebbe, quando al suo interno ci sono membri che fino a pochissime settimane fa hanno cospirato per un assalto alle istituzioni democratiche del paese e forse tutto sommato avevano in mente qualcosa di molto peggio. Il mio consiglio di visione di questa settimana è Raised by Wolves, una nuova serie diretta da Ridley Scott in onda su Sky. Si tratta di fantascienza molto classica, ambientata in un futuro non lontanissimo, in cui la Terra è stata devastata da una guerra nucleare tra estremisti religiosi e atei razionalisti, con la vittoria dei primi. Entrambe le fazioni hanno fatto partire capsule e vascelli spaziali verso altri pianeti per rigenerare la società umana altrove, ciascuno a modo suo. È, soprattutto, una storia di divisioni valoriali fondamentali, di una società spaccata e incapace di riconciliarsi, dei dilemmi etici che tutto questo comporta. Insomma, ci parla anche di oggi, come la buona fantascienza sa fare. Ma è anche un piacere per gli occhi, con effetti speciali finalmente all'altezza e soluzioni registiche degne di un grande come Scott. Il mio consiglio di lettura è un libro di qualche anno fa, si tratta di Hassles, A Theory of Donald Trump, di Aaron James. Aaron James è il massimo teorico mondiale della stronzaggine. Come ha dimostrato nel suo libro precedente, Asshole, o appunto stronzo. James definisce tecnicamente stronzo l'individuo che nell'ambito delle relazioni interpersonali si arroga in modo sistematico privilegi che non gli competono sulla base di un inossidabile ed erroneo senso di superiorità che lo rende immune alle recriminazioni di altri soggetti. Il libro studia l'irresistibile ascesa di Trump. Come ha fatto a sedurre gli elettori? Perché non riusciamo a staccare lo sguardo da lui, stupiti, sconcertati, scossi e divertiti allo stesso tempo? Aggiungo, perché non ci riusciamo nemmeno ora che non è più il presidente degli Stati Uniti? E ancora, quali caratteristiche specifiche deve avere uno stronzo per ottenere simili risultati in modo tanto spettacolare? Questo in particolare perché, ammesso che per Donald sia finita per sempre, non è detto che il prossimo candidato dei repubblicani sarà particolarmente diverso. Anzi, sembra che saranno proprio i trumpisti a sceglierlo, a giudicare da quello che sta succedendo in queste settimane. Riflettere su queste domande ha senso anche oggi, perché significa guardare dentro noi stessi, riflettere sui fondamenti del nostro contratto sociale, indagare la natura dell'ordine e dell'autorità in una democrazia moderna. E con questo è tutto. Swapbox vi dà appuntamento alla prossima settimana.